Passiamo dai temi dei servizi al tema della cultura. È venuto a trovarmi un amico, diciamo, possiamo dire quasi di infanzia. Ora è lo speaker d'acciaio di Radio Impegno. Do il benvenuto al mio amico Roberto Antino Rossetti. Ciao Roberto. Salve, salve Diego ed un saluto alle amiche spettatrici ed agli amici spettatori. L'amico Roberto mi ha portato chi oggi? Un cantautore eccezionale, Amedeo Morrone. Salve. Benvenuto anche a te, Grazie, Amedeo, benvenuto grazie. anche a te. Ci occuperemo di un tema complesso però, eh? Assolutamente sì. Le Idi di marzo? Le Idi di marzo nell'ambito del progetto Storia Nera. Storia nera. Ecco, lo inseriamo all'interno di un, posso dire, di un momento storico importantissimo che poi è la vita, la morte, diciamo, di Giulio Cesare. Assolutamente. E più che altro poi lo vedremo nel corso della puntata, la transizione, il momento di transizione sanguinoso tra la Repubblica ed il Principato. Allora, inquadriamoci subito dal punto di vista storico. Vediamo il filmato che ha fatto Piero Angela, così inquadriamo effettivamente cosa è stata la morte del grande Giulio Cesare. Questo punto preciso del foro ci permette di raccontare un capitolo essenziale della storia di Roma, perché proprio qui, in questo punto esatto, venne cremato il corpo di Giulio Cesare e i romani, per ricordarlo, avevano innalzato un altare di forma cilindrica tutto coperto di marmi. I marmi sono stati asportati nel tempo, l'altare è stato semidemolito, ma ancora lo possiamo indovinare. La cosa che colpisce di più è che a più di 2000 anni di distanza c'è ancora chi lascia dei fiori e dei messaggi in onore di Giulio Cesare. Cesare, anche se era vietato farlo nel foro, infatti lui fu l'unico ad essere cremato in questo luogo. Si presero i banchi e gli scranni del Senato e tanta legna e si fece una pira. E si appiccò il fuoco. Che state aspettando? Ora! 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 Contrariamente a quanto si crede, Giulio Cesare non venne ucciso qui nel foro, nel senato del foro, ma a più di un chilometro da qui, e cioè nella sala delle assemblee del teatro di Pompeo, che era il più grande edificio della Roma di quell'epoca, perché era proprio lì che il 15 di marzo, alle Idi di marzo, si riunivano i senatori. Dopo l'omicidio, il corpo venne portato in processione fin qui nel foro ed esposto su un grande podio, i rostra, che si trovano proprio in questo punto che oggi non ci sono più. Era una specie di. Roberto, perché quindi nelle Idi di marzo? Dunque, partiamo da un pochino più lontano rispetto alle Idi di marzo del 44 a.C. Dobbiamo innanzitutto capire quali sono stati gli antefatti storici che hanno condotto a questo evento, che torno a ripetere ancora una volta, e poi avremo modo di constatare questo elemento, non è tanto l'assassinio di Giulio Cesare, quanto piuttosto la transizione tra Repubblica ed Impero. Il passo indietro ci riporta alla Seconda Guerra Punica, la famosissima o famigerata guerra contro Annibale. Fu una guerra lunghissima e disastrosa, quantomeno inizialmente, per Roma. Ora noi dobbiamo tenere conto che Roma era una repubblica tardiva,
timocratica fondata sulla guerra. Dunque, Roma era retta da una elite chiamata Senato di guerrieri. Per essere cittadino romano dovevi essere un guerriero, ed essere cittadino romano significava essere un guerriero. Il che vuol dire che gli stessi senatori, i quali governavano su Roma, erano tutti soldati. Una guerra così lunga, così sanguinosa, protrattasi così tanto a lungo, aveva decimata l'elite senatoria, perché praticamente questi uomini che governavano, essendo soldati, erano morti in guerra. Erano rimasti tanti posti vacanti nel Senato. Ecco, questi posti vacanti furono occupati da una nuova classe, quella dei cavalieri. I cavalieri erano dei personaggi i quali si erano fatti strada non con il valore militare, ma con i soldi. Quindi, intanto potevano addirittura essere personaggi spregevoli, ma anche qualora fossero stati bravi ragazzi, non capivano niente di guerra, non erano guerrieri. Questo comportò un crollo dell'assetto politico, ma addirittura esistenziale, identitario di Roma, comportando quella che è stata chiamata epoca delle guerre civili, ovvero la fase morente della Repubblica. A questo punto che cosa accadde? Accadde che a Roma tutti quanti erano d'accordo con il fatto che fosse necessario creare un inedito assetto politico per risollevare le sorti dell'urbe, l'impero. Ora, se su questo tutti i romani erano d'accordo, c'era una cosa sulla quale non erano d'accordo affatto: chi dovesse essere l'imperatore. Tutti quanti questi guerrieri romani volevano diventare il primus inter pares, il princeps. Tutti contro tutti, ecco la guerra civile. Cesare, perché ucciso Cesare? Beh, vorrei arrivarci grado a grado. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che, come ho detto, guerra tutti contro tutti, Cesare fu quello il quale salì più in alto di tutti gli altri. Cesare era un uomo straordinariamente forte, straordinariamente abile in battaglia, straordinariamente lungimirante. Cesare è passato alla storia per essere uno che pianificava tutto. Disponeva di quello che viene chiamato tuziorismo, quasi una capacità di prevedere il futuro, riuscendo a pianificare, a programmare ogni cosa. Tranne la sua morte. E invece, secondo quella che è la mia interpretazione, programmata anche quella, e adesso ci arriviamo. Bisogna dire intanto una cosa molto importante, che è il tassello principale della storia, che poi si va a ricollegare al momento delle Idi di marzo. Ovvero, Cesare riuscì ad ottenere il potere facendo che cosa? Creandosi una vastissima ragnatela clientelare, indebitandosi fino al collo, e questi debiti gli costarono il dovere poi diventare un pezzo grosso della guerra in Gallia, conquistando quella che chiamiamo la Gallia Comata, praticamente 50 popoli che furono soggiogati da un solo esercito, quello di Cesare, cosicché lui potette sfuggire ai suoi debitori. Intanto aveva bisogno anche di potere politico a Roma, e l'unico modo per avere questo potere politico era quello di affiancarsi ad un altro personaggio insindacabilmente importante nell'urbe, il quale era Pompeo Magno. Pompeo Magno, lo vedremo a brevissimo, poi fu colui che combatté Cesare nella seconda guerra civile. La prima fu quella fra Silla e Mario, e poi abbiamo avuto Cesare contro Pompeo. Cesare, con la sua straordinaria lungimiranza, era riuscito a creare un assetto tale per non andare a cozzare contro Pompeo, che di fatto gli faceva da contraltare. In che modo? Creando quello che viene chiamato il primo triumvirato. Ovvero, c'era Cesare, c'era Pompeo, ed in mezzo c'era Crasso. Crasso, questo personaggio ricchissimo, intelligente, moderato, fungeva da ago della bilancia.
Finché fu in vita Crasso, questi tre uomini riuscivano a bilanciare il potere e non pestarsi i piedi. Accadde però... disastro. Crasso, perfettamente convinto di riuscire a poter avere ragione dei parti, ne fu invece mazzolato a carre. Crasso quindi perse la testa, nel senso letterale del termine, con la disfatta di carre. Crasso muore e non è possibile evitare la guerra civile Cesare-Pompeo. A questo punto che cosa accade? Accade che Cesare prende sempre più potere. C'erano soltanto due soluzioni: o soccombere contro Pompeo o sconfiggerlo e prendersi tutta la torta che non poteva più essere divisa. Succede questo. Accade la seconda ipotesi: Cesare sconfigge Pompeo a Farsalo, successivamente Pompeo viene tradito da Tolomeo, si reca in Egitto cercando di ricostruire il suo esercito, ma viene tradito e assassinato. Cesare si prende tutta la torta, rimane solo lui a Roma, si prende tutta la torta. Ed a questo punto eccoci con l'evento delle Idi di Marzo. Vogliamo lasciare che il nostro Amedeo introduca con qualche aria che potrebbe avere un che di sanguinoso, di horror? Sì, vampiro. Ti ho scoperta, sei un vampiro. Io non ci credevo, è vero che ora vuoi vampirizzare noi. Noi sui palchi, nei concerti, non vorremmo diventare assuefatti al sangue come te. Tu vuoi darci l'immortalità, prendere o lasciare eternità nei miei pensieri. Pensieri di ieri, pensieri ormai futuri. E sei nei miei pensieri. Ho deciso per la mente, sangue a volontà, nel tempo senza età. Se penso che non posso, che ogni giorno vedo rosso, ritorniamo umani e niente bello. Poi mettiamo su famiglia, che più comoda è la vita, ma tutto questo è un sogno e sfuma già. Quindi ritorniamo a vampirizzare, la musica la prende ancora tu nei miei pensieri. Pensieri miei di ieri, pensieri ormai futuri, e se nei miei pensieri ho deciso per la mente, sangue a volontà, nel tempo senza età. Complimentoni proprio. Grazie. Complimentoni. Quindi... una canzone che richiama il sangue ed è proprio quello che avvenne il 15 marzo del 44 avanti Cristo. Oramai erano parecchi giorni, possiamo dire anche parecchi giorni e parecchie notti, che Cesare riceveva continui moniti a non recarsi in Senato quel giorno. Addirittura la mattina stessa ci fu qualcuno che gli pose fra le dita un biglietto sul quale era scritto a chiare lettere il fatto che vi fosse una congiura ai suoi danni. Ma lui, quasi con impertinenza, volle ignorare persino un avvertimento così apodittico. Il Senato Consulto in quell'occasione si teneva alla Curia Pompeia, questo grandissimo teatro fatto edificare appunto da Pompeo Magno. Cesare è lì circondato da alcuni personaggi e l'unico uomo il quale avrebbe potuto fare da scudo alla sua persona, Antonio,
fu sapientemente trattenuto fuori. O forse si trattenne fuori. Forse sapeva di dover restarsene fuori. Ad un dato momento, uno degli uomini che circondavano Giulio Cesare, Tillio Cimbro, lo afferra per la toga. Quello è il segnale. Il primo a vibrare il colpo casca. E come la lama di Casca si infligge nelle carni di Cesare, costui, avvezzo al dolore in quanto un soldato, non fa motto, nessun grido sfugge alle sue labbra, gli rivolge uno sguardo di ghiaccio e lo apostrofa: Casca, maledetto, come osi. Ma fosse anche l'invettiva cesariana potesse avere ottenuto qualche effetto di dissuasione su Casca, erano altri 22 pugnali pronti a colpirlo, tra i quali quello di Marco Giunio Bruto. Marco Giunio Bruto era nipote di Catone Uticense, nemico viscerale di Cesare e dal dittator estremamente rispettato per questa sua opposizione radicale e mantenuta fino all'ultimo. Quindi alla morte dello zio, Cesare aveva in qualche modo reso suo figlio adottivo, Bruto. E è risaputo, quantomeno si dice, che dinanzi la lama scintillante mossa da Bruto contro di lui, Cesare si espresse con quella famosissima frase «Quoque tu, Brute?», che viene interpretata come una drammatica domanda pleonastica, ma a mio modo di vedere, e avrò modo di spiegarlo a brevissimo, è piuttosto un'esortazione. Cesare viene colpito 23 volte, ma di queste 23 pugnalate, l'autopsia lo rivelerà in seguito, soltanto una mortale, una che riesce a sfondargli il cuore, probabilmente calata proprio dalla mano di Marco Giunio Bruto, il suo figlio adottivo. Cesare, in un lago di sangue, è a terra proprio ai piedi del simulacro di Pompeo Magno. Una vendetta dall'oltretomba, diciamo. Qualcos'altro? E se vuoi ti spiego cosa. Vai. Noi dobbiamo porci una domanda. Ed è proprio sulla risposta a questa domanda che possiamo capire il significato storico e politico del cesaricidio. Cesare fu attaccato da 23 uomini contemporaneamente. In una macabra classifica della morte più orribile potremmo definirlo come il più assassinato di tutti. Ora, Cesare era un uomo straordinariamente grande e robusto, un avversario da solo non avrebbe potuto averne ragione. Ma attaccare in gruppo un uomo solo è un atto meschino. Coloro che attaccarono Cesare erano dei congiurati, naturalmente, ma erano tutti romani. Un romano non avrebbe mai potuto neppure concepire l'idea di aggredire un uomo solo in gruppo, addirittura un gruppo costituito da 23 elementi. Quindi non poteva trattarsi di un'aggressione. Un romano non avrebbe mai potuto concepire un'aggressione di quel tipo. Ed allora è in quella celeberrima frase cesariana che, a mio avviso, secondo la mia interpretazione, si ritrova il senso di tutto questo. Quoque tu, Brute? Non è una domanda pleonastica, ma è un'esortazione. Bruto, colpiscimi anche tu. Cesare, rifiutando tutte quante le dissuasioni a recarsi in Senato e invitando Bruto a colpire con quella frase, ci fa capire di essere consenziente alla sua uccisione. In poche parole, io sto dicendo che il cesaricidio è stato un olocausto umano. La Repubblica oramai era un cadavere putrescente del quale l'urbe si doveva disfare. Era necessario un miracolo
per raggiungere questo nuovo assetto politico che sarebbe stato l'impero. Cesare concorda con i congiurati, con i cosiddetti cesaricidi, per versare il suo sangue in sacrificio al simulacro di Pompeo recentemente divinizzato, a ciò che si potesse salvare l'urbe, anticipando di 7 decenni la passione di Cristo e 4 secoli dopo la morte di Socrate. Cesare fa la stessa cosa. Cesare, l'agnello volontario del destino, si offre in sacrificio per il bene della comunità. Grazie Roberto, hai fatto un racconto con, diciamo così, una grande capacità espositoria e con tanto sentimento. Chiudiamo con un pezzettino, sì, del nostro Dante, così sfumiamo con i saluti mentre lui canta, vai! Quante sigarette bionde more lunghe e corte, nella fetta fritte a frotte per provare come va. Ingrediente principale per nevrosi artificiale, cenere invadente che si crede intelligente. Dopo tutto però fumo e niente arrosto, così presto con te facciamo a metà, metà per uno, facciamo a metà, metà per uno, facciamo a metà, metà per uno di questa sigaretta. Dance! Sigaretta dance, sigaretta dance. Allora, grazie di cuore, grazie al nostro Morrone, al nostro cantautore fantastico. Chi vuole, immagino, può trovarti, no? Hai un sito internet, sì, sì, una fanpage, sì, hai tutto quanto. Cerchiamo Morrone, perché è un musicista di qualità, un cantautore che ha canzoni proprie. E grazie tante a Roberto Antino Rossetti, il mio amico, perché spero di riaverti anche più presto qui con quando me. Quando vuoi. Anche ricordando altri interpreti della nostra macabra storia nera. Ascoltate Roberto in radio quando? Tutti i mercoledì notte da mezzanotte alle 8:30 del mattino su Radio Città Futura e Radio Impegno, la radio che non dorme mai. Mai, e vai. Ora però adesso voi potete anche andare a dormire, Scienza al Lavoro è finita. Ci vediamo come al solito il venerdì dalle 21:23 e la domenica allo stesso orario su Teleroma 1. Grazie a tutti.